Seul, rivolta al futuro per moda e tecnologia, ma allo stesso tempo profondamente tradizionale. È un mix di palazzi e templi antichi, design d'avanguardia e sentieri montani. Il cibo è eccellente, la vita notturna vibrante ed è uno stimolante ambiente artistico. La capitale coreana sta conoscendo una rinascita da non perdere. Noi abbiamo deciso di visitarla in cerca delle ultime tendenze relative al mondo dell'audio. Il mio Instagram negli ultimi mesi è stato invaso da decine di video di hi-fi bar e caffè con impianti stereo, il tutto con un comune denominatore. Erano tutti a Seul. In questo breve ma intenso viaggio proveremo a visitare locali hi-fi alla moda, perché sì ragazzi, qui a Seul l'hi-fi sembra essere diventato una moda. Negozi di stereo e non mancherà spazio per conoscere la città, le principali attrazioni e il fantastico street food coreano. Ma prima di iniziare con questo viaggio è il momento di una promozione dal nostro negozio. Ragazzi, è qui da Seul che totalmente a sorpresa lanciamo la nostra collezione di t-shirt. 4 differenti grafiche, tutte inerenti all'hi-fi. Le trovate già disponibili sul nostro sito in 2 differenti colorazioni. E chi le acquista in preordine per solamente 48 ore, dopo fermiamo tutto, riceve per la prima volta in audio costruzioni un codice sconto del 10% da utilizzare su un prodotto a scelta del nostro sito. Quindi il valore di questa maglietta, oltre ad essere, ve la faccio rivedere, secondo me bellissima, lo scegliete voi. Acquistate una monitor audio Gold 300 da 4.400 euro, beh, questa t-shirt allora vale 440 euro. Ragazzi, io correrei sul sito solo per 48 ore, dopo chiuso tutto. Quindi vi aspettiamo sul sito. E ora vai col video. Ore 2.53, pronti di prima mattina in partenza. Il nostro viaggio inizia alla buon'ora dall'aeroporto di Bologna. Per non rischiare di perdere la coincidenza, ci siamo beccati un bello scalo di 8 ore a Monaco. Altre 10 ore abbondanti di aereo ed eccoci atterrati. La metropolitana di Seul è una delle più vaste e meglio organizzate al mondo. Quindi acquistata la T-Money Card. Guardate quanto è carina la tessera della metro di Seul. Che la card è necessaria per tutti gli spostamenti in Corea, appena atterrati, anche per diventare un po' familiari col mezzo di trasporto, visto quello che avevamo intenzione di fare, ci siamo subito in fretta e furia messi in metro e siamo già pronti per la prima destinazione. Appena arrivati a Seul siamo nel quartiere di Myeongdong, che è uno dei quartieri più centrali, e devo dire che il primo impatto è davvero ottimo. Dopo magari lo andremo ad esplorare un pochino più nel dettaglio, perché siamo proprio appena atterrati e non abbiamo neanche fatto in tempo a fare il check-in perché era troppo presto. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo principale, il primo, è il Music Complex. Siamo a 20 minuti di camminata che stiamo facendo, lo raggiungiamo. È un posto che mi è uscito tantissime volte su Instagram e morivando alla voglia di vederlo dal vivo. Questo dovrebbe essere l'ingresso. Noi giustamente da buoni italiani siamo abituati ad avere tutto il piano terra e tutto visibile. Qui, che sono strutture giustamente più complesse, un po' come tutta l'Asia, dovremmo essere dentro questo complesso. Non ci sono indicazioni, ma Google ci dà da questa parte. La verità è che Google Maps, così come tante altre applicazioni che noi siamo quotidianamente abituati ad utilizzare, tipo Uber, in Corea funzionano approssimativamente. Per la navigazione è necessario scaricare Naver. Ci vuole un po' per diventare familiari, ma una volta capito il sistema è davvero precisissimo e noi siamo arrivati qui grazie a Naver. Un hi-fi bar a tutti gli effetti, dove abbiamo dei tavoli nei quali è possibile prendere da bere qualcosa e lì troviamo il bar, e qui si può selezionare tra tutta una discografia piuttosto importante, ne abbiamo di qua, ne abbiamo di là, e si può selezionare un disco, poi possiamo andare ad ascoltare sul nostro giradischi che abbiamo su ogni tavolo. Qui abbiamo Matteo che sta selezionando qualcosa, vediamo cosa ci tira fuori. Il concept di questo locale è qualcosa di mai visto in Italia. È un bar a tutti gli effetti, con consumazione obbligatoria e a prezzo fisso. Quindi sia che prendiamo un tè caldo, sia che prendiamo una birra, il prezzo sarà il medesimo, ma questo ci dà la possibilità di rimanere nel locale ad oltranza e di usufruire di una collezione di dischi pressoché infinita. Ogni tavolo è equipaggiato con un giradischi. Uno può prendere il suo disco, qui abbiamo un giradischi, tra l'altro il giradischi è un giradischi dell'Audiotecnica. Possiamo farlo andare. Un amplificatore per cuffie e 2 cuffie. E dopo si fa tutto in autonomia, ci si può alzare, cambiare il disco senza bisogno di chiedere niente a nessuno. È un posto perfetto sia per andare da solo e magari godersi qualche oretta di buon ascolto, oppure in coppia con un amico o una fidanzata. Un posto molto carino, e se per caso non ci piace l'ascolto in cuffia o ci dà fastidio dopo un po', in fondo alla sala abbiamo una coppia di diffusori rarissimi, perché sono le alte che la voce del teatro, che riproducono musica in sottofondo tutto il giorno. Recap del primo posto. Beh, devo dire che siamo pariti con il botto. Abbiamo speso 40.000 won coreani, che sono presso poco 15
15 euro a testa, una cifra che ci sta considerato che potremmo stare qui tutto il giorno. Adesso vediamo il prossimo. Passeggiando da una destinazione all'altra, visto che eravamo in zona, ci siamo anche fermati da Samsi-jil, amici coreani scusate la pronuncia, che è un complesso famoso per il fatto a mano, tantissimi piccoli artigiani che espongono le loro creazioni. L'altra cosa che davvero ha stupito un appassionato di audio come me è la facilità con cui si possono trovare negozi di dischi con impianti anche seri semplicemente camminando. Questo negozio in cui ci siamo imbattuti nel mentre, totalmente a caso, per esempio, oltre a una bella selezione di prodotti in vendita, riproduceva la musica con Macintosh, e questo vedremo che sarà una bella costante in tutto il viaggio. Yamaha è un giradischi Technics. Da queste prime ore qui a Seul devo dire che l'impatto è molto positivo, una città bellissima, meravigliosa, al pari delle altre grandi metropoli tipo Tokyo o Singapore. Ci avevano messo un po' di paura su quanto riguarda spostarsi da un punto all'altro, perché sappiamo che la metro di Seul è una delle metro più articolate ed estese del mondo, ma devo dire che l'abbiamo trovata facilissima. Tra l'altro, ora spostandoci da posto a posto ci stiamo muovendo a piedi e devo dire che è molto facile, non è tipo gli Stati Uniti dove magari non ci sono neanche i marciapiedi. Molto facile, molto bella, pulitissima, gente molto rispettosa come tutte le grandi poi metropoli asiatiche, devo dire che si viaggia davvero benissimo. La terza destinazione è forse quella che di tutto il viaggio, e qui faccio un grande spoiler, mi è forse rimasta più impressa. In Corea non è così facile capire cosa ci aspetta da un posto che magari abbiamo visto su Instagram, perché spesso i locali, in questo caso gli hi-fi bar, hanno più punti vendita ed essendo la maggior parte delle informazioni scritte in coreano non è sempre detto che si arrivi nel posto sperato. Ragazzi, questa è una struttura a tre piani che potrebbe essere il paradiso per ogni audiofilo. Piano terra abbiamo un caffè, cioè un bar da colazione che è aperto fino più o meno orario aperitivo. È un bar che solo qui dalla vetrata possiamo vedere alle Tannoy Westminster collegate con un Mac. Primo piano abbiamo invece un bar come lo concepiamo noi, un bar d'aperitivo, e dopo ci andremo, aspettiamo le 6 ed entriamo, dovrebbe esserci una collezione di dischi con JBL, tanta roba bella. E terzo piano invece abbiamo il negozio di dischi, penso che esteticamente sia uno dei più belli che ho mai visto. Cosa può volere di più un audiofilo? Questa struttura è un tre piani tutta dedicata all'audio. Io penso che una cura e una precisione come ho visto in questi tre posti raramente si veda in giro, ma andiamo in fila. Nel caffè padroneggiavano una coppia di Tannoy Westminster, e per chi non fosse pratico di prezzi siamo sui 50.000 euro di listino pilotate da un Macintosh MA 7200. Qui, come poi vedremo in quasi tutti gli altri locali, fa da padrone il disco in vinile e i mitici giradischi Technics. L'ambiente è curatissimo, il menù rigorosamente in coreano, ma ci siamo poi fatti capire lo stesso, ragazzi, qui sono di una gentilezza unica. Ha senso una coppia di diffusori del genere in un caffè, che è la domanda che tanti si staranno facendo? La risposta è difficile. Hanno sicuramente un impatto estetico fortissimo. È chiaro che bisogna venire a compromessi di posizionamento relativamente alle necessità dell'attività. Si può raggiungere lo stesso risultato con meno? Assolutamente sì, acusticamente parlando. Un impianto del genere ha senso a patto che il proprietario sia un appassionato e magari le possegga già. Andiamo a caratterizzare un locale con la nostra passione e vi garantisco che tutte le persone che sono entrate durante la nostra permanenza hanno fatto una foto o un video, e anche questo è marketing. Diversamente parlando, è possibile, anche non essendo appassionati nel senso esoterico del termine, strutturare un impianto hi-fi ben suonante e che possa anche esteticamente essere piacevole e che abbia poi appeal per i nostri clienti, ma questo è un altro discorso che poi approfondiremo. Il bar al piano di sopra invece, aperto dalle 18, è uno di quei posti dove entri a fare aperitivo, guardi l'orologio e sono le 3 di notte. Acusticamente tutto corretto, 4 coppie di JBL 4311, una coppia di Bose 911 come posteriori, DJ e giradischi, guarda caso, Technics. Anche qui i padroni sono sempre i dischi in vinile. E poi ultimo piano, negozio di dischi curatissimo, tante chicche e una coppia di Altec. Poi a me piacciono tantissime queste action figures, tipo questa qui di Goku, ma non c'entra niente. Come sono i prezzi dei dischi in Corea? Sono allineati ai nostri nelle nuove stampe, però abbiamo delle selezioni davvero notevoli. Tante stampe giapponesi, e allora mi viene da dire, le compro poi in Giappone, visto che qui non hanno alcun tipo di prezzo particolare. Però i negozi a Seul di dischi sono super frequentati, ma davvero molto selezionati. Inutile dirlo, in questo complesso ci è scappato un po' il tempo e siamo rimasti davvero a lungo, perché forse è uno dei posti più belli che un appassionato di audio possa trovare. Chissà se si potrebbe mai replicare una cosa del genere in Italia. Sì.
Seoul è anche la patria dello street food e qui siamo a Myeongdong, che dovrebbe essere uno dei centri nevralgici per quanto riguarda lo street food. Cioè, qua fanno tutto quello che volete, infatti adesso andremo a provare anche qualcosa. Partiamo soft con 3 ravioli e ci mettiamo anche un pochino di salsa, questa qui. Vediamo. Molto buoni, similissimi ai gyoza, un pochino più unti, infatti si vede anche dalla texture, ma molto buoni. Allora, adesso proviamo, che ho visto già in un altro video di un altro youtuber, questi sembrano degli gnocchi rossi, non so cosa saranno, proviamo, vediamo cosa mi dà. Allora, li avevo già visti questi qua, quindi non so davvero cosa aspettarmi, hanno la consistenza di uno gnocco, piccantissimi. Quindi per Matteo non van bene. Non riesco davvero a capire che cosa c'è dentro, ne provo un altro. Sono gommosi e molto compatti, però sono piccanti, non sono male, guarda. Secondo street food approvato. Oltre a tutti gli street food che eravamo ancora in cerca, ci siamo fermati e ci ha catturato la nostra attenzione Music Korea, terzo piano. Andiamo a vedere. Tempo, anche iniziato a piovere, ma vabbè, ho comunque fame, proviamo questo qui. Dovrebbe essere un uovo semplicemente su del pane, nulla di che, non mi sto sperimentando con roba eccezionale. Uovo con del pane, nulla di che. Uno terminato, è venuto a piovere, quindi ci siamo ritirati in camera, finalmente abbiamo fatto il check-in, visto che siamo arrivati alle 2, era troppo presto. Giornata incredibile, abbiamo visto solo per questo primo mezzogiorno davvero delle cose interessanti. Prima il Music Complex a Seoul, che ha questo format interessantissimo con ogni tavolo un giradischi, un po' costosetto, ma c'è la possibilità di rimanere lì a lungo e di provare tanti dischi, potenzialmente uno rimane lì anche tutto il giorno. Davvero mi è piaciuto, tra l'altro ha due sedi, uno a Seoul, che è quello che abbiamo visitato, e un'altra a Busan, che dovrebbe essere ancora più grande, forse ancora più bella. Dopo questo abbiamo fatto un giro a piedi, bellissima la città, davvero strepitosa, la metro funziona che fa paura, tanto facile quanto quella di Tokyo, quindi se qualcuno si vuole avventurare in un viaggio a Seoul non c'è problema, non vi preoccupate, è davvero facilissimo. E siamo arrivati in questo complesso dove abbiamo trovato 3 piani pieni di quello che siamo venuti a cercare, perché al piano terra avevamo un caffè con Tannoy Westminster, Mister McIntosh MA7002, due Technics, e qui ragazzi ci sono per ora solo dischi, quindi niente digitale, niente streamer, anche se la Corea è la patria sia di Cocktail Audio che di Rose Audio, ma anche di Eversolo, sono tutte qui. Bellissimo, un caffè che chiude verso le 8, quindi dalla mattina fino alla sera. Secondo piano abbiamo invece un cocktail bar che apre dalle 6 fino alle 2 di notte, molto bello, aveva due JBL 4311, due coppie delle Bose 901, ma più che altro un bel ambiente dove tutto ruota intorno alla musica, perché anche qui avevamo questa parete piena di dischi in vinile e un DJ che suona esattamente come un vero hi-fi bar. E terzo piano invece avevamo questo negozio di dischi bellissimo con due Altec e anche qui due Technics e tutta una bella selezione di dischi davvero anche non facili da trovare. Altra passeggiata e abbiamo fatto street food, quindi siamo a Myeongdong nell'hotel, tra l'altro abbiamo un hotel che vi faccio vedere, così solo il letto è molto carino e non abbiamo pagato tanto, costa meno rispetto a una città europea, una capitale europea. Street food come avete visto, e ora facciamo un po' di editing, mettiamo un po' a posto tutti i video così da andare avanti con del senso, ci riposiamo e domani, che sarà un nuovo video, ragazzi io vi consiglio di seguirci perché ci saranno delle cose interessanti per domani, abbiamo lasciato davvero tanta roba bella. Io vi ringrazio per averci seguito, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace. Grazie, ciao!